dietro i nastri, Grigelois 2,70, mezzo per la scuderia Aichner. Partiti gestartet, la Maiden dedicata alla memoria di Alberto Pellegrini sulle siepi, con Rajani il 5, Pavel Slozil, Joe Aichner, i bracciali rossi, senza indugio e con buona spinta, acquisisce subito il comando delle operazioni. Attenzione, c'è un salto approssimativo di Crebiglioni in coda, ma intanto Rajani guadagna subito margine rispetto al compagno di colori Nizami con Josef Bartosz. I due gialloneri prendono già margine di vantaggio. In terza posizione galoppa Hardway Winner, Gabriele Agus, la giubba celeste, cap arancio con a ridosso Grigelois, Lukasz Matuski. Poi Hugh Ballad con Jan Kratochwil che lascia più indietro il compagno di scuderia Crébillon. Attenzione sulla diagonale, c'è stata un'incertezza da parte di Rajani, allora tutto si va a rimescolare. In testa alla corsa adesso si è portato il compagno Nizami con Josef Bartosz davanti a Grigelois, poi lo stesso Rajani che riacquisisce la coordinazione e quindi Hardway Winner, poi Hugh Ballad, mentre staccato segue Crébillon. Curva dell'ex campo di polo, che i cavalli adesso vengono a completare. Nizami e Grigelois adesso sono molto vicini in testa alla corsa nel discendere la seconda diagonale. Terzo è Rajani, quarto Hugh Ballad, poi Hardaway Winner. C'è la caduta, la brutta caduta di Hugh Ballad sulla diagonale, attenzione. Cavallo, sei fortunato, e il fantino deve essere subito assistito. Attenzione, attenzione sulla diagonale. Attenzione sulla diagonale, intanto la corsa procede. Attenzione, allora c'è davanti Nizami su Grigelois, poi Rajani, Hardaway Winner, rettilineo opposto, e quattro cavalli su tre quarti della retta, Nizami, Grigelois, poi Rajani, attenzione sulla diagonale, c'è il fantino, l'ambulanza sulla diagonale, i cavalli sono sulla curva. Nizami, Grigelois. Attenzione sulla diagonale. Ultimo tratto di curva con Nizami e Grigelois che si contendono la vittoria. Nizami, Grigelois e Rajani. L'ultima conclusiva ad attendere tre cavalli che a questo punto si giocano la corsa con Grigelois che accelera nel tratto piano. Anche Rajani cerca di fare lo stesso. Ma Grigelois ha messo qualcosa avanti. Grigelois viene a concludere in questa Maiden. Vince Grigelois con Lukasz Matuski davanti a Nizami. Terzo Rajani, quarto Hardaway Winner. Il favorito, anzi il controfavorito, vince la sua prima corsa in carriera nella specialità in questa Maiden. Il numero 2 Grigelois con le immagini Lukasz Matuski. In sella la scuderia Ulabaut Cossio per i treni di Jana Novakova, piega l'accoppiata Aichner nel tratto piano, le ultime fasi della corsa, primo il 2 Grigelois, secondo il 4 Nizami, terzo il 5 di Rajani, arrivo ancora ufficioso.